Era un giorno di vacanza. Quel guasto sembrava una cosa da poco. Ma era capitato nel posto sbagliato. Davanti alla persona sbagliata. Maggio 1947. È un giorno pesante, pesantissimo. Tutta Italia è sotto shock. Perché la strage di Portella delle Ginestre in Sicilia è stata una cosa pesantissima. Perché non si ammazzano così 11 persone che stanno celebrando il 1° maggio, la festa del lavoro. 2 minuti di spari. Un uomo capeggiava la banda, impermeabile bianco e binocolo. Più tardi capirono che era Giuliano. Sul costone del Paveletti, i luoghi dove sono stati ritrovati i bossoli. Il capitano Ragusa, che comandava allora i carabinieri di Piana, dispone i suoi uomini nelle probabili posizioni di agguato. Gli assassini erano 11. Dietro di loro il sentiero di fuga verso Palermo. 9 gli uccisi, più di 100 i feriti. Caddero nei luoghi segnati dalle croci, dalle tombe che i familiari hanno scavato quasi con le mani. E oggi le madri sono tornate qui. Hanno già parlato a Viterbo, ma qui possono invocare i testimoni di sotterra. Con le loro labbra, come se i loro figli fossero ancora bambini, traducono ciò che essi hanno detto. Non occorre giuramento, mamma di Sicilia. Sulla lapide è tutta la verità. La strage di Portella delle Ginestre scatena un'ondata d'indignazione nel paese. La CGIL proclama lo sciopero generale. Da Firenze a Torino a Roma è tutto un corteo. Centinaia e centinaia di lavoratori sfilano per le strade in silenzio per protesta. Il 3 maggio 1947, invece, Alessandro Daddi di Roma non scende in piazza come gli altri. Alessandro Daddi trascorre la mattinata a casa sua, in via Emanuele Filiberto. Poi, nel pomeriggio, esce. Fuori si sta bene. La primavera romana è esplosa e con lei la voglia di andarsene in giro col cucciolo. Il cucciolo è il papà povero dello scooter. Praticamente è un motorino di 48 di cilindrata che viene applicato a una bicicletta e la fa schizzare, per così dire, verso i 40-45 all'ora. E quindi possedere un motorino che costava a quell'epoca molto era un grosso privilegio e consentiva spostamenti in breve tempo. Pochi possono permettersi un cucciolo a quel tempo. Alessandro Daddi può. È impiegato al Ministero della Difesa, guadagna bene e non ha nessuno da mantenere. Alessandro Daddi è un impiegato romano che se ne sta andando a trovare la madre, che vive dalle parti di Rieti a Contigliano. Va a bordo del cucciolo e non è difficile arrivare a fare 70 km con un cucciolo. Purtroppo però Alessandro Daddi non arriverà mai a casa della madre perché scomparirà al chilometro 47 della via Salaria. La famiglia di Alessandro Daddi denuncia subito la scomparsa. I carabinieri, guidati dal maresciallo Evaristo Acquistucci, cominciano le indagini. Scoprono che Alessandro Daddi è stato visto per l'ultima volta sulla Salaria all'altezza del chilometro 47. Un brutto auspicio. Il 47 nella smorfia napoletana è il morto che parla. Ma presagi a parte, perché Alessandro Daddi è sparito? E perché proprio lì? Cosa ci sarà mai in quel punto dell'antica via consolare che portava i pellegrini a Roma? Prima di tutto, al chilometro 47 della Salaria c'è un bel paese.
Basta alzare gli occhi ed ecco il castello Orsini, simbolo di Nerola, antico borgo medievale aggrappato su una montagna di querce. Posto bellissimo perché è ricoperto di alberi, in maniera particolare dominato da questo castello che veramente induce il viandante, no, a prendere una sosta. Il maresciallo Acquistucci non riesce a capire dove possa essere sparito Daddi. Qualcosa tuttavia l'ha capito. Nerola era una città che già di per sé faceva in qualche modo paura, incuteva timore, perché arrivarci e vederla lontano, da lontano dominata da questo castello abbastanza imponente, questo castello Orsini eccetera, già dava al posto un'idea un po' oscura. In quel posto da cartolina succedono effettivamente cose strane. I contadini da un po' di tempo denunciano un aumento dei furti di bestiame. Nerola, che è il classico luogo, no, dove si può dormire con le porte aperte, improvvisamente non è più così. Pecore e mucche sottratte al pascolo e finite nelle pentole di chissà chi. Le pance sono vuote e la povertà è un fatto nazionale. Dall'inizio della guerra al 1945 il costo della vita è aumentato di 23 volte, con i salari cresciuti meno della metà. I rari soldi in circolazione finiscono in cibo. Era una situazione di disagio. I contadini lavoravano la terra, allevavano il bestiame, e si scaldavano con le legna fatte dai boschi, e mangiavano la carne una volta al mese. Il nuovo governo De Gasperi cerca di tamponare la situazione. Aumenta la misura degli assegni familiari. I prezzi vengono ribassati. Milano. Un'animazione quasi natalizia ferve per le strade. Tutti accorrono a vedere l'incredibile. È come quando comincia a scendere il termometro durante una malattia che metteva in pericolo la nostra vita. Le uova sono discese a quota 30. Che paglia! Ci si avvia verso la normalizzazione favorita dalla immissione sul mercato di generi di prima necessità. Roma, campo dei fiori. Può perfino darsi che il consumatore discuta col bancarellaro senza dover andare a morire ammazzato. È una battaglia da cui si esce illesi, magari con un pacchetto sotto il braccio. Fino a ieri si parlava di mercato nero, oggi si comincia a parlare di mercato grigio. Si annunciano nel nord e nel sud ribassi anche nel settore dell'abbigliamento, soprattutto per quanto riguarda stoffe, lane e scarpe. Il ribasso non si fermerà. Ma sono gocce nel mare. Non si butta via niente, ma quel niente è sempre poco. Così molti scelgono la strada più breve, il furto. Quelli di animali sono tra i più diffusi. Ma scompare davvero di tutto, vestiti, scarpe, oggetti di uso comune, soprattutto le biciclette, che rappresentano un piccolo tesoro e in tutta Italia sono la preda più ambita da ladri e furbacchioni. Chi ha oggi più fantasia dei ladri di biciclette? Dimostriamo la loro ultima trovata. Mentre voi state lavorando, ricevete una telefonata. Uno sconosciuto vi comunica che è appena arrivato da fuori e che è stato incaricato di consegnarvi un pacco da parte di un comune amico. Grazie, manderò a ritirare, dite voi. No, no, io riparto tra poco, risponde la voce. Bisogna che lo ritiriate subito. Mandate qualcuno con la bicicletta. Voi, ansiosi di ricevere il pacco, provvedete immediatamente. Il vostro fattorino si reca all'indirizzo segnalato. Sta per entrare, ma la voce del portiere lo ferma. È vietato introdurre biciclette. Poggiala qui, la guarderò io. Se non che il portiere è finto ed è lui stesso che ha fatto la telefonata. Però a Nerola la situazione è più seria. Non spariscono solo le biciclette, ma anche i ciclisti. Il maresciallo Acquistucci continua a indagare sulla scomparsa del romano Alessandro Daddi e scopre fatti sempre più inquietanti. Salaria, chilometro 47. Forse è davvero un posto maledetto. Però
Bisogna anche calcolare che nelle zone di montagna i paesini piccolini si prestano particolarmente a queste situazioni di credulità o di credenza popolare, in un posto dove tutto sommato le streghe e le dicerie in questo senso hanno sempre avuto molto effetto. E allora la Salaria ha un ruolo di primo piano, perché al chilometro 47, proprio lì, accaddero i fatti, un chilometro assolutamente inquietante, un altro brutale omicidio si era consumato proprio al chilometro 47. Nel 1900, proprio lì, era stato ucciso un uomo, Antonio Rubino, 47 anni al momento dell'omicidio. E poi la cabala si era un po' scatenata perché l'autore dell'omicidio aveva a sua volta 47 anni e quindi questa ricorrenza numerica, 47 è il numero del morto, addirittura fece avanzare l'ipotesi di eliminare il chilometro 47 della via Salaria dalla topografia cittadina. Anche i cani poi stanno sparendo a frotte. Cani e bestiame, abiti e biciclette. Adesso anche Alessandro Daddi a bordo del cucciolo. Non può essere solo una maledizione, quella del chilometro 47 della Salaria. Ci deve essere sotto qualcos'altro. O qualcun altro. In un paese piccolo come Nerola, tutti chiacchierano, mormorano, ammiccano. Ad esempio, sono in tanti a non vedere di buon occhio un contadino che si è trasferito a Nerola da qualche anno. Quest'uomo si chiama Ernesto Picchioni. Picchioni era un uomo robusto. Individuo dagli occhi porcini, dalla voce cavernosa, dalla fronte perennemente oscurata da un cappellaccio a larghe falde. Lo chiamano brutta faccia perché gira sempre con un cappellaccio calato sulla fronte e non ha un bel aspetto. Bruttissimo, orribile, con due occhi neri molto grandi e cattivi. La prova della validità scientifica della teoria ombrosiana. Ernesto Picchioni è nato ad Ascrea, un paesino in provincia di Rieti, da dove è andato via insieme alla moglie Filomena Lucarelli di 34 anni e a quattro figli. Angelo di 14, Carolina di 8, Valeria di 10 e Gabriella di 4 anni. A Nerola Picchioni è venuto per lavorare la terra. Abita proprio in una delle case coloniche a valle, sulla Salaria, al chilometro 47, come tanti altri contadini. Non viene di fatto molto accettato dalla comunità, perché viene vissuto come un forestiero. Dicono che Picchioni sia uno scansafatiche e che soprattutto sfrutti un podere che ha occupato abusivamente. Una pratica molto diffusa nell'immediato dopoguerra. Eccoli qui, gli invasori. Escono come tutti i contadini del mondo quando partono per il lavoro. Per 3 mesi, 70 cooperative nella campagna romana e viterbese hanno aspettato risposta a 300 domande di concessione. Ancora niente, e hanno occupato queste terre con vanghe e cartelli. Manca il ticchetto per segnare il campo. Piantiamo la bandiera. Questa era come terra di nessuno. Gli invasori la portano via alle ortiche e agli sterpi. Qualcuno ha telefonato, qui si può già arare. E l'aratro è arrivato di corsa, non c'è tempo da perdere. Qualcuno ha domandato se nell'invasione c'erano stati incidenti. Ma che incidenti, ha risposto un contadino. Noi facciamo la pace, mica la guerra. Picchioni è uno che la parola pace non sa che cosa voglia dire. Tant'è vero che il campo dove adesso vive l'ho occupato prendendo a sassate il legittimo assegnatario. Del resto, la violenza di Picchioni è un fatto noto in paese. Lo chiamano tutti sparafacile perché ha l'abitudine di estrarre le pistole e il fucile e di farti giustizia da solo. E quindi quando le mucche sparivano, quando le galline sparivano, quando gli attrezzi da lavoro sparivano, non era semplicissimo andare da lui e rendergli conto di queste sparizioni. Certo, Picchioni non è l'unico in quegli anni ad usare il fucile senza fare troppi complimenti. Nel cosiddetto tempo di guerra i reati sicuramente aumentano. Aumentano, c'è una sorta di disinibizione della gente, un'autogiustificazione dovuta alla necessità di sopravvivere, una riduzione delle condizioni di vita per tutti quanti,
e soprattutto anche una grande circolazione di armi. In quei tempi così difficili sono in pochi a non tenere una pistola nel cassetto. Il possesso di un'arma è di per sé criminogeno, cioè accelera o produce il crimine stesso, in quanto l'arma diventa una tentazione. Per detenzione illegale d'armi e per la vecchia storia delle sassate in testa al padrone di casa, Picchioni si è fatto pure qualche notte in caserma. Eppure Picchioni è sempre riuscito a farsi liberare molto in fretta dal carcere. Perché? Ernesto Picchioni era un convinto militante comunista. La prima scarcerazione di Picchioni avvenne grazie all'intervento, così si dice, di un gruppo di partigiani. Questo Ernesto Picchioni non è certo un bel personaggio, conclude il maresciallo Acquistucci. Di figure così nel dopoguerra è piena l'Italia. Facinorosi che confondono l'ideale politico con la giustizia sommaria, che usano l'impegno e la lotta come strumento di affermazione personale. Ma da qui a coinvolgere Picchioni nella sparizione di Alessandro Daddi, di cani randagi e nei furti di bestiame ce ne passa. Per qualche mese l'inchiesta sulla scomparsa di Alessandro Daddi brancola nel buio. L'inchiesta viene sbloccata da alcune testimonianze che riferiscono di aver visto un povero contadino a bordo di una bicicletta con il cucciolo. E nessuno poteva capire dove se lo fosse procurato, perché tra l'altro Picchioni era famoso anche per una posizione economica non particolarmente florida. E quindi 2 più 2 fa 4. Il maresciallo indaga perché il punto di partenza è quello. Il cucciolo sulla sua bicicletta era un indizio che non poteva essere trascurato, perché l'unica cosa che si sapeva di Daddi era per l'appunto che aveva utilizzato un cucciolo per andare via da Roma e per arrivare sulla via Salaria. C'è una sola spiegazione. Quella bicicletta a motore Picchioni l'ha rubata da Alessandro Daddi. Quella bicicletta è la prova che Acquistucci aspettava. Possedere il cucciolo di per sé non è una prova, certamente un indizio forte. Picchione, stretto dalle domande, dice: no, io ce l'ho perché i compagni comunisti di Monterotondo hanno voluto agevolarmi nei miei spostamenti. Ma Acquistucci va avanti comunque. Lo sente, lo pensa, lo sa. Ernesto Picchioni è colpevole. Il maresciallo allora decide di giocare sporco, usando le maniere forti, perché ha qualcosa in mano, qualcosa di molto, molto importante. Una sera di ottobre si presenta con due uomini alla casa del chilometro 47. Ernesto Picchioni sta tornando completamente ubriaco da un matrimonio di una cugina, cantando a squarciagola. Ma appena vede i carabinieri non canta più. «Che cosa c'è?» sibila con voce rotta Picchioni. «C'è che devi venire con noi», gli risponde Acquistucci. Picchioni viene portato via come una bestia braccata dai cacciatori. Contro di lui non ci sono prove, solo un piccolo indizio che non può provare la sua colpevolezza. Roma, 30 ottobre 1947. L'uomo portato al cospetto del giudice Mario Castaldi sembra il cacciatore di Cappuccetto Rosso. Un cappellaccio calato sul volto grasso, tutto vestito di nero, giacca pesante di velluto a coste, calzoni alla cavallerizza, stivali da caccia. Ernesto Picchioni non è il cacciatore delle favole, ma un contadino che cerca di difendersi come può da accuse terribili. Nega tutto, l'omicidio di Daddi, i furti. Sostiene che non ha ammazzato nessuno e che l'hanno messo in mezzo. A Nerola lo odiavano tutti. Non era del posto lui, ma soprattutto era comunista, e questo a molti non andava bene. Era un periodo di forti contrapposizioni tra comunisti e democristiani. È schierato politicamente per una parte, è comunista, e quindi da un'altra parte degli italiani viene visto in maniera negativa. Me l'hanno tirata, signor giudice, mi hanno messo in mezzo. Anche i carabinieri non mi possono vedere, si giustifica Picchioni. Io credo che il fatto che fosse comunista implicava che era un poco di buono, insomma,
e quindi per il carabiniere questo era un fatto sicuramente importante, era un indizio come tanti altri. Già, i carabinieri, in fondo che prove hanno in mano? Solo una bella bicicletta e pettegolezzi di paese. E se il caso Picchioni fosse un errore giudiziario? Se fosse l'ennesima persecuzione ai danni dell'ennesimo comunista? E se Acquistucci si fosse fatto prendere dalla fretta di arrestare qualcuno? Maggio 1947, via Salaria. Alessandro Daddi, un impiegato romano, scompare all'altezza del chilometro 47 con la sua bicicletta a motore. I carabinieri di Nerola hanno arrestato per omicidio un contadino, Ernesto Picchioni, noto nella zona per essere un militante comunista. Contro di lui non c'è nessuna prova, ma solo un piccolo indizio. È stato visto su una bicicletta simile a quella dello scomparso. Perché i carabinieri sono tanto sicuri che Daddi sia stato ucciso? E perché dovrebbe averlo ucciso proprio il contadino comunista? Picchioni non lo sa, ma il maresciallo ha qualcosa in mano per dimostrare la sua colpevolezza. Bisogna fare un piccolo salto indietro, al giorno dell'arresto di Picchioni. Davanti ai primi sospetti, il maresciallo aveva capito che doveva giocare sporco. Se Picchioni nasconde qualcosa, c'è solo una persona che può saperlo, sua moglie. La famiglia Picchioni vive in maniera miserevole. Si direbbe brutti, sporchi e cattivi, ma anche molto impauriti. Il maresciallo Acquistucci aspetta che Picchioni si allontani col cucciolo per andare al matrimonio della cugina, al ritorno dal quale sarebbe poi stato arrestato. A quel punto Acquistucci bussa alla porta della cascina dei Picchioni, al chilometro 47 della Salaria. Gli apre Filomena, la moglie di Ernesto. È una donna di 34 anni, all'anagrafe, perché poi dimostra molto più di 50. Pallida, coperta di stracci e con i figli stretti intorno. Il maggiore è Angelo, 14 anni, ma ne dimostra 9-10, come se la miseria avesse arrestato il suo sviluppo. Neanche il tempo di un buongiorno e il carabiniere assale la poveretta. Diccelo che è stato tuo marito, diccelo che siete stati voi a far sparire questo corpo, diccelo, perché altrimenti se non ce lo dici ti arrestiamo anche a te, arrestiamo anche tua nonna, arrestiamo anche i tuoi figli. Filomena sta per svenire. Ma proprio quando la situazione sembra precipitare, un grido cambia tutto. Angelo, il figlio maggiore, urla in lacrime alla madre. Mamma, l'hanno saputo! L'hanno saputo! Anche le altre bambine iniziano a piangere, mentre Filomena ripete come un'ossessa. Adesso ci ammazza tutti. Ci ha detto che ci avrebbe ammazzato tutti se si fosse venuta a sapere questa cosa. Adesso il maresciallo Acquistucci ha la prova che cercava, la confessione che voleva. Ernesto Picchioni è colpevole. Quella voce di ragazzo l'ha ammesso. Ma cosa è successo esattamente a casa Picchioni? Acquistucci a quel punto capisce che per far parlare la donna ha bisogno di portarla in un altro luogo, un luogo che potesse farla sentire sicura, e allora la trasferisce nella locale caserma. Sono tutti spaventati a morte, hanno una paura folle del capofamiglia. Acquistucci li rassicura. Abbandonata su una sedia, stravolta dalla paura, Angela inizia a raccontare. Il 3 maggio 1947, data della scomparsa di Alessandro Daddi, qualcuno bussa alla porta di casa Picchioni. È sera, è tardi, e così va Ernesto ad aprire. Di fronte si trova un ciclista in panne. L'uomo chiede olio e mastice per rimettere in sesto il motore, che per l'esattezza è una bicicletta a motore, un cucciolo. Ernesto fa entrare il ciclista, gli dice di mettersi comodo e intanto va in garage a prendere l'occorrente. Moglie e figli rimangono nascosti dentro una stanzetta con la porta socchiusa. Da lì Filomena vede rientrare il marito con olio e mastice. Poi vede il motociclista che inizia ad aggiustare il motore. Vede che anche suo marito alle spalle del motociclista sta stringendo qualcosa, ma non è mastice né olio. Ernesto Picchioni sta stringendo una mazza che vibra di colpo sulla testa del poveretto.
L'uomo cade stordito, ma non è ancora morto. Allora Picchioni afferra il coltellaccio della cucina e, accanendosi come un pazzo sull'uomo che strilla ancora, gli taglia la gola. Poi, scorgendo la porticina socchiusa, col coltellaccio ancora insanguinato minaccia la moglie Filomena. Che cosa fai lì? Se parli ti ammazzo, te e tutta la famiglia, compresa la vecchia. Ernesto Picchioni, nel momento in cui fa fuori l'altro uomo, dà l'impressione molto netta di essere capace di sterminare l'intera famiglia pur di salvarsi. Il maresciallo Acquistucci è sconvolto. Secondo il racconto della moglie, Picchioni non è solo un ladro, non è solo l'assassino di Alessandro Daddi. Picchioni è un mostro feroce, pronto a sterminare tutti i suoi cari per uno stupido motorino. Ma dove ha nascosto il corpo di Daddi? Filomena lo guarda in lacrime e poi continua. La mattina dopo la terra dell'orto era smossa. Il cadavere è lì sotto allora, sotto quel campo che non produce altro che sangue e rapine. Venne scavata una capiente fossa nell'orto circostanze il potere e Daddi finì là dentro. Questo ragazzo non ci stava nella buca e allora il Picchioni tagliò le gambe all'altezza del ginocchio per farle entrare nella fossa. Ecco, la moglie lo sente gridare, lo sente lamentarsi, sente la disperazione di quest'uomo anche durante la notte, come una sorta di incubo che si porta appresso. Non resta che controllare. Prima però c'è un nuovo colpo di scena, perché il maresciallo Acquistucci vuol togliersi un dubbio. Indagando sui misteri del chilometro 47, aveva scoperto che nel luglio del 1944, lì sulla Salaria, era scomparsa un'altra persona. Non era un fatto di guerra, perché la guerra in quelle zone era già finita. La città di Rieti e tutta la sua provincia le avevano liberate gli alleati un mese prima. Ma anche a Roma, a Viterbo e in tutte le altre province del Lazio erano già arrivati i carri armati liberatori. Certo, c'erano ancora fame, miseria, smarrimento. Ma la morte, quella annunciata dal suono del coprifuoco o dai rastrellamenti dei nemici, stava già diventando memoria, cinema, fotografie. La ripresa ormai reinveste tutti i settori. Tutti gli studi riaprono i battenti e comincia la grande pioggia di film. Ma queste immagini sono della terra trema di Visconti. Non sono girate in studio. Il regista è sceso in Sicilia, da Citrezza, e ha composto quello che è forse il suo capolavoro. Gli interpreti sono tutti pescatori e contadini. Il neorealismo a poco comincia a sorridere. Si stempera nella bonomia bozzettistica, sotto il sole di Roma di Castellani, o nel populismo spettacolare, l'onorevole Angelina di Zampa. Intanto la vita stava tornando alla normalità. La gente ha ripreso ad uscire, vuole divertirsi, vivere semplicemente una vita normale. Il 5 luglio del 1944 un avvocato di Roma, Pietro Monni, aveva chiesto in prestito la bicicletta al cognato per fare una gita con gli amici. Per combinazione, per destino beffardo, si ferma al chilometro 47 della Salaria. Come Alessandro Daddi, l'impiegato tranquillo di Roma, anche l'avvocato Monni non riuscirà mai a raggiungere la sua meta e scomparirà. Quanta gente ha ammazzato Picchioni? Chiede a bruciapelo Acquistucci alla moglie del criminale. E lei? Due, tre, forse quattro. Il maresciallo Acquistucci è soddisfatto, ma anche scioccato, perché ha in mano il colpevole, ma è più colpevole di quel che pensava. È il mostro di Nerola. La cosa che ha preso molto piede nell'immaginario collettivo sempre è che lui può aver ucciso molte più persone durante la guerra, in un periodo in cui le sparizioni erano all'ordine del giorno e si poteva anche non saperlo e non sapere mai chi erano queste vittime. A questo punto è necessaria una lugubre ricapitolazione. Secondo quanto afferma la moglie,
Ernesto Picchioni ha sicuramente ucciso Alessandro Daddi e quasi certamente anche l'avvocato Monni. Ma sempre secondo la donna, altri orribili segreti potrebbero giacere nell'orto del chilometro 47 della Salaria. Per scoprirli non resta che scavare. Quarantasettesimo chilometro della via Salaria. Qui abitava il mostro, di cui non vi faremo vedere l'atroce immagine. Il maresciallo Grisi fa rivoltare la terra del lugubre cimitero clandestino. Guadagno vendendo le lumache, diceva il mostro. I fratelli hanno veduto emergere le ossa di Alessandro Daddi, hanno riconosciuto il cucciolo che si inceppò al chilometro della morte. Qui lui minacciò di seppellire me e sua madre e i nostri quattro figli, se aprivamo bocca. Da Angelo fece scavare quella lunga fossa per tutti. Mentre a Regina Celi Picchioni viene chiuso in cella di isolamento nell'attesa della confessione, il giudice Castaldi si precipita a Nerola per vedere a che punto sono gli scavi nell'orto dei misteri. Il quadro è raccapricciante. Ma a questo punto il caso prendeva una dimensione completamente diversa, perché l'orto di casa Picchioni si rivelò un vero e proprio orto degli orrori. La terra del mostro ha già sputato fuori i cadaveri di Alessandro Daddi e di Pietro Monni. Ma non è tutto. Stanno venendo fuori anche pezzi di biciclette smontate, indumenti, scheletri di cane. Dalla casa, invece, sono spuntate armi di ogni tipo: un fucile, una mazza e coltelli insanguinati. Il giudice Castaldi ordina di sigillare tutto. Poi ordina il fermo di Filomena Picchioni, del figlio Angelo e di tutta la famiglia. Per complicità, perché con il loro silenzio hanno coperto quello scellerato di Ernesto. Ma anche perché confrontarli col mostro sarà determinante al fine di inchiodare Picchioni alle sue colpe. E poi, sotto sotto, la magistratura non è ancora certa del ruolo che potrebbe aver avuto la famiglia nelle vicende. Perché la moglie non ha parlato prima? Basta la paura di ritorsione a giustificare il suo comportamento? E se magari la donna sta solo cercando di addossare a Picchioni colpe che potrebbero essere anche sue e del figlio quattordicenne? Nell'attesa del processo, Picchioni continua ad essere interrogato. Quello che ormai giornali e opinione pubblica chiamano semplicemente il mostro di Nerola ribadisce la propria innocenza, ma inizia a vacillare. Poi, improvvisamente, ha un crollo che però è più un cercare delle attenuanti proprio in quei territori che nel frattempo lo facevano andare nelle prime pagine dei giornali. E parliamo della politica. Qui è abile chi conduce gli interrogatori a suggerire questa strana strategia difensiva a Picchioni. Picchioni arriva sì a confessare gli omicidi di Alessandro Daddi e Pietro Monni, ma è una confessione a metà, perché Picchioni dà a quei delitti un colore ideologico. Sì, sono stato io, l'ho fatto perché volevano costringermi a iscrivermi al Partito d'Azione. La politica per Picchioni era un maldestro tentativo del contadino, di chi ha una piccola mentalità, di poter giustificare questi suoi delitti, ma ritengo che proprio non c'entrasse assolutamente nulla. Non cerca una giustificazione, è una persona che ritiene di agire in nome del popolo, in realtà agisce in nome di se stesso, è un'invidia proletaria, come possiamo chiamarla, che lo porta poi direttamente alla sopraffazione. Per rafforzare la tesi politica, Picchioni tira in ballo anche un passato partigiano. In tempo di guerra, infatti, ammette di aver ucciso due soldati nazisti. Peccato che gli inquirenti scoprano che quei due omicidi non furono compiuti a scopo politico, ma di pura e semplice rapina. Intanto i familiari di Picchioni vengono nuovamente interrogati. Vivevamo nella paura, signor maresciallo. Quando lui entrava da quella porta, certe volte parlava, rideva forte a scatti. Poi muto come una tomba. Fu qui in cucina, presso il focolare. Ho visto coi miei occhi. Tramortì con la mazza ferrata il Daddi. E dopo, perché tacevo, avevo paura. Paura.
Quante notti hai latrato su un cadavere? La moglie Filomena racconta storie di maltrattamenti, di tare ereditarie, di punizioni corporali che il marito le infliggeva per sadismo. Ricordo che lei diceva di essere stata più volte la notte d'inverno con la neve costretta nel balcone, nuda. Veniva trattata più o meno, anzi direi meno che un animale domestico. Tra le pagine dei giornali che fanno a gara per accrescere il numero delle vittime del mostro, c'è spazio anche per la responsabilità della moglie. La moglie di Picchioni ha assistito all'omicidio di Daddi e ha aiutato il marito anche a liberarsi del cadavere. Ha sentito lo sparo che ha ucciso l'avvocato Monni, ma non si sa, non è facile capire fino a quel punto è completamente scagionata da ogni responsabilità. È talmente forte questa cosa dei mostri del dopoguerra che c'è un episodio che ricollega la storia del mostro di Nero alla saponificatrice di Correggio, ed è quando, per giustificare la sparizione di molti degli immaginati assassini del mostro, si pensò addirittura che potessero essere stati saponificati con la complicità della moglie, in qualche modo mettendo insieme due storie che reggevano dal punto di vista della leggenda, dell'impaccatura leggendaria, ma che non avevano assolutamente nessun senso. In realtà la moglie del mostro non ha mai né ucciso né saponificato. Se non ha trovato il coraggio di parlare è stato solo per la paura di fare la stessa fine di quei ciclisti. Una paura fortissima che esce anche dalle parole di Angelo Picchioni, il figlio maggiore costretto dal padre a scavarsi la fossa. Anche Angelo è stato fermato per complicità, ma anche lui giustifica l'omertà con le terrificanti minacce del padre. Chi non crede al ragazzo, chi non crede alla mamma, chi vuol credere all'immagine della famiglia diabolica guidata da un padre mostro, forse non lo fa in maniera disinteressata. In questa storia c'è anche tanta politica. Siamo nel 1948, è un anno speciale. In furia una battaglia tra comunisti e democristiani che non risparmia niente e nessuno. E per i militanti democristiani sarebbe un bel colpo dimostrare che chi vota comunista finisce come la famiglia Picchioni. Il fatto che il mostro di Nero la si definisse comunista fece sì che si scatenasse anche una battaglia, come dire, mediatica per quello che erano i mezzi di allora, sulla sua figura e su quello che ne poteva comportare. C'era il momento proprio della contrapposizione fra Democrazia Cristiana e Partito Comunista, c'era una elezione del 48, per cui sulla cosa si creò sicuramente molto, molto polverone. Alla fine però, come sperava il maresciallo Acquistucci, tutti i dubbi sui familiari cadono e sono proprio le loro testimonianze a inchiodare i Picchioni. Vista la lunga istruttoria, il processo parte solo nel marzo del 1949, una data storica per l'Italia. Dall'11 al 20 marzo 1949, infatti, il bel paese vota l'adesione al Patto Atlantico, un'alleanza mondiale che assicura la pace in Europa. Ma per alcuni, come le forze di sinistra, il patto viene considerato un asservimento all'America. Di qui scontri in Parlamento tra le forze politiche, scioperi e manifestazioni di piazza. Mentre alla Camera si sta scrivendo la storia, pochi passi più in là, al Palazzo di Giustizia, si apre il processo al mostro di Nerone. Sono in tanti a seguirlo, di persona o sui giornali. Il processo Picchioni richiamò molto pubblico, perché l'idea del mostro, ecco, la efferatezza, il numero delle vittime era tale per cui molte persone riempivano l'aula della Corte d'Assise dalle 7 della mattina, facevano la fila per guardare, per rendersi conto, diciamo, di quello che era il personaggio. Dicono che perfino l'attore Tyrone Power si sia appassionato alla vicenda. E Picchioni in aula non fa mancare lo spettacolo. Si trattava di avvocati giovani. Quando questi avvocati raggiungevano l'acme della loro arringa, il lirismo, e allora Picchioni commentava con sonore pernacchie.
che si sentivano in tutta l'aula. E dire che Picchioni non avrebbe molti motivi per scherzare. I cadaveri di Alessandro Daddi e Pietro Monni, i racconti di Filomena e Angelo Picchioni costituiscono prove più che sufficienti a condannarlo. Certo, dalle parole di Filomena emergerebbero nuovi delitti, nuovi morti. La donna accuserà Ernesto Picchioni di aver ucciso queste persone, di averlo fatto a sangue freddo, di averlo fatto senza nessun motivo se non rubare quelle poche lire che potevano avere in tasca, quei pochi beni di consumo che, per quanto preziosi, non valevano il prezzo di una vita. 8 almeno, ma forse anche di più. 16 addirittura, come arriva a ipotizzare qualcuno. Quante persone ha ammazzato veramente Ernesto Picchioni? Ernesto Picchioni, un contadino di Nerola, paese alle porte di Roma, è accusato dell'uccisione di due ciclisti che passavano davanti al suo podere. L'uomo nega tutto, sostiene di essere stato incastrato per la sua militanza comunista. Ma c'è una super testimonianza ad inchiodare Picchioni, quella di sua moglie Filomena. La donna ha visto e sentito tutto. E poi ci sono i cadaveri sepolti nell'orto di Picchioni. E soprattutto sta nascendo un altro atroce sospetto. Che Picchioni abbia ucciso e nascosto molte altre persone, forse addirittura 8. Ma sono solo ipotesi, perché gli scavi nell'orto della Salaria e poi nuove ricerche estese anche alle grotte e ai boschi intorno a Nerola non portano nulla di concreto. Però attorno all'orto della morte vengono trovati altri due corpi, uno di un ragazzo sui 15-16 anni, un adolescente, e quello di un uomo maturo. Chi sono? Nessuno lo sa. Certamente non sono prove provanti, ma certamente sostengono il teorema del Picchioni come mostro della zona. I racconti che Filomena Picchioni ripete in tribunale sono invece delle prove. E l'insolita durezza della donna colpisce i giudici. Entrò nell'aula, rimase in un primo momento abbagliata, disorientata, le luci, il brusio, gli avvocati con le toghe. Ecco, lui ebbe un momento di disorientamento e poi con lo sguardo andava cercando qualcosa, finché incrociò, è vero, gli occhi del marito, e allora si eresse in tutta la sua forza, la sua piccola, diciamo, statura, e lanciò un'invettiva nei confronti del marito. Così il 13 marzo 1949 la Corte d'Assise di Roma condanna Ernesto Picchioni a 2 ergastoli e 26 anni di carcere. Picchioni viene condannato a trascorrere il resto della sua vita in carcere, anzi, per espiare la sua pena Picchioni sarebbe dovuto morire e rinascere un'altra volta e tornare a morire in carcere, perché gli vengono addebitati addirittura 2 ergastoli. Alla lettura del verdetto Filomena Picchioni urla al marito con la poca rabbia che le resta in corpo. Ernè, sti bone, stai bene. Gnasti, gnate trova. Ernesto, stai bene adesso, come ti trovi? E lui con aria beffarda le risponde: di queste donne non ci può mai fidare. Ernesto Picchioni viene trasferito in una cella di massima sicurezza nel carcere di Civitavecchia, nell'attesa di un giudizio d'appello che per lui non promette nulla di buono. La stessa severità della Corte d'Assise fu adottata dalla Corte di Assise d'Appello, che in secondo grado riesaminò, rifece il processo e si attenne alle conclusioni del primo giudice. Gli chiesero se aveva mai ricevuto la visita dei suoi parenti in carcere e lui disse assolutamente di no, perché se vengono a trovarmi in un momento di distrazione farò di tutto per ucciderli. E la seconda cosa che disse, se si era pentito di quello che lui aveva fatto, dice: non mi sono assolutamente pentito di niente, rifarei esattamente quello che ho fatto. Non è solo la paura di essere uccisi a tenere lontani i familiari dal carcere dove il mostro di Nerola sconta la sua pena infinita. Mamma Filomena e i 4 bambini vogliono solo dimenticare e ricostruirsi una vita accettabile. Ma è difficile, difficilissimo. Ci vorrebbe un miracolo. Un miracolo come quello che stiamo andando a raccontare.
Il 16 aprile 1956 i lettori della rivista inglese Time aprono il giornale e trovano un articolo che racconta la straordinaria vicenda di una bimba italiana, Carolina, che a 9 anni finisce nel collegio delle suore di San Giovanni Calasanzio a Roma insieme alla sorella Gabriella. Le due bambine non sono orfane. La madre è una donna distrutta dalla vita. Il padre è un uomo che di vite ne ha distrutte 8, 10, forse 16. Carolina e Gabriella sono le figlie di Ernesto Picchioni, il mostro di Merola. Un giorno del 1952, Fitzosher, il re inglese dell'acciaio, si presenta all'istituto dove ci sono le figlie del mostro di Merola e decide di adottare una di queste ragazze per farla diventare una ricca ereditiera. E chi sceglie tra le 157 ospiti dell'istituto? Carolina Picchioni, la figlia del mostro di Merola, che ha da poco compiuto 13 anni. Carolina vuole con sé anche Gabriella, la sorella minore. Ocher acconsente. Ocher la porta con sé a Londra, ma nel 1956 il re dell'acciaio ha un infarto. Muore sul colpo. Aveva 9 anni Carolina Picchioni quando le portarono via suo padre che si era macchiato di atroci delitti. Fu accolta in un orfanotrofio. Un giorno un signore si occupò di lei e iniziò le pratiche per adottarla. Oggi quel signore, l'inglese Fitzhauker, noto come il re dell'acciaio, è morto e forse Carolina erediterà le sue immense ricchezze. Quali i suoi disegni per l'avvenire? Prima di tutto visitare l'Inghilterra con il signor Perosino, dove ha vissuto il mio padre adottivo, poi visitare l'Italia. E noi ti aiuteremo a cercare un principe azzurro che ti renderà felice. Mentre tutta Italia sogna con la storia di Carolina, il mostro di Merola si segnala per le sue intemperanze. Una rissa sanguinolenta con un compagno di cella e soprattutto un tentativo di aggressione a Papa Giovanni XXIII durante una visita pastorale in carcere. Pare che durante una visita del Papa Picchioni abbia tentato di aggredirlo e sia stato fermato dai secondini all'ultimo momento e l'abbia fatto urlando e poi trascinato via. Ernesto Picchioni uscirà dal carcere solo nel 1967, stroncato da un collasso cardiaco. L'attacco è così forte che, dicono i detenuti, Picchioni lancia un urlo bestiale. Un urlo da bestia, da belva, da mostro. Da mostro di Merola. Una cameriera scompare nel nulla. Esce, compra la bottiglia del latte, torna, deposita la bottiglia in cucina e da quel momento nessuno della famiglia la vede più. L'ha fatta morire di fame. E il referto dell'autopsia fu uno solo, è morto di inedia. E lì si entra il pieno giallo. L'ha fatto per amore. E allora, pur di tenerla, anche se non poteva tenerla, è andato avanti fino alla fine. Chiamiamolo amore? Ma chiamiamolo infatuazione? Nella prossima puntata di Delitti vi racconteremo un'allucinante storia di passione e follia del secondo dopoguerra italiano. Il mostro di Busto Arsizio.